Egzamin maturalny z języka włoskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Siamo con Václav, un ragazzo che viaggia per il mondo con il kayak. Václav, da dove sei partito? Sono di Praga, quindi sono partito da lì. Navigando sul fiume sono arrivato fino al Mar Nero. Poi sono andato lungo la costa europea fino alla Croazia. Là, l'estate scorsa ho incontrato Nicole, una ragazza che, come me, viene dalla Repubblica Ceca. Ha deciso di girare l'Europa con il kayak insieme a me. Adesso viaggiamo lungo la costa italiana. Sei mai stato in Italia prima? È la prima volta che ci vengo con il kayak. Ma in passato sono già stato in Italia, soprattutto nelle Alpi, perché facevo alpinismo e là ci sono tante zone interessanti. Quanto tempo ci avete messo per raggiungere l'Italia? Circa un anno. Anche se a volte siamo fermi. Per esempio ci siamo fermati per tutto gennaio e tutto febbraio. È stato necessario perché eravamo nel nord Italia. C'era vento, pioggia e temperature sotto zero. Cosa fate quando vi fermate nelle nostre località? Raccogliamo informazioni sulle cose da vedere. Ci sono tanti posti belli difficili da raggiungere con la macchina. Ma noi ci arriviamo senza problemi dal mare con i kayak. L'auto non ci serve. Poi condividiamo le nostre osservazioni via internet. Siete quindi attivi nel web? Sì, cerchiamo di documentare tutto. Nicole fa video e fotografie. Io ho il mio blog. Ho pure contattato una casa editrice, e fra poco uscirà il mio diario. Attraverso il mio racconto voglio dimostrare che viaggiare per il mondo senza la macchina è possibile. Vesuha inagrania. Siamo con Václav, un ragazzo che viaggia per il mondo con il kayak. Václav, da dove sei partito? Sono di Praga, quindi sono partito da lì. Navigando sul fiume sono arrivato fino al Mar Nero. Poi sono andato lungo la costa europea fino alla Croazia. Là l'estate scorsa ho incontrato Nicole, una ragazza che come me viene dalla Repubblica Ceca ha deciso di girare l'Europa con il kayak insieme a me. Adesso viaggiamo lungo la costa italiana. Sei mai stato in Italia prima? È la prima volta che ci vengo con il kayak. Ma in passato sono già stato in Italia, soprattutto nelle Alpi, perché facevo alpinismo e là ci sono tante zone interessanti. Quanto tempo ci avete messo per raggiungere l'Italia? Circa un anno. Anche se a volte siamo fermi. Per esempio ci siamo fermati per tutto gennaio e tutto febbraio. È stato necessario perché eravamo nel nord Italia, c'era vento, pioggia e temperature sotto zero. Cosa fate quando vi fermate nelle nostre località? Raccogliamo informazioni sulle cose da vedere. Ci sono tanti posti belli difficili da raggiungere con la macchina. Ma noi ci arriviamo senza problemi dal mare con i kayak. L'auto non ci serve. Poi condividiamo le nostre osservazioni via internet. Siete quindi attivi nel web? Sì, cerchiamo di documentare tutto. Nicole fa video e fotografie, io ho il mio blog. Ho pure contattato una casa editrice e fra poco uscirà il mio diario. Attraverso il mio racconto voglio dimostrare che viaggiare per il mondo senza la macchina è possibile. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. No. Giuseppe ha 5 anni e un talento straordinario. In un video su Facebook canta la canzone intitolata Non mi avete fatto niente. Se vi ricordate, il cantante Ermal Meta ha vinto il Festival di Sanremo con questo brano. Adesso l'artista vuole invitare il ragazzino a cantare insieme a lui durante il prossimo concerto. Voi che ascoltate in questo momento, diffondete il suo appello. Così forse arriverà al bambino cantante. Se lo conoscete personalmente, contattate subito la nostra radio. Cari ascoltatori, aiutateci a cercare Giuseppe. 2. Michele Sassi, cantante e chitarrista poco noto, è stato invitato per suonare in un albergo in California. Si è messo a interpretare Superstition. Un classico pezzo di Stevie Wonder. Non sapeva però che tra gli ospiti c'era il leggendario autore di quella canzone. All'improvviso proprio Wonder è salito sul palco per cantare insieme a lui. Michele in un primo momento era così sorpreso che ha dimenticato le parole della seconda strofa. Wonder gli ha suggerito il testo all'orecchio e il concerto è andato avanti benissimo. 3. Stasera vi presenteremo la figura di un uomo eccezionale. Vi proponiamo di seguire la storia di Giorgio Gigliotti, che da 50 anni costruisce strumenti musicali. Usa una tecnica del 1700, di cui si serviva anche un grande artista come Stradivari. Giorgio sceglie con cura il legno e lavora circa 300 ore per costruirne un violino. Un giovane regista della zona, affascinato da questo personaggio, ha girato un documentario dove Giorgio racconta la sua attività artigianale. Guardate questa storia insolita stasera alle 20 su Canale 5. 4. In un povero villaggio del Paraguay è nata un'orchestra speciale. Lì il maestro Fabio Chaves ha trovato un gruppo di giovani musicisti delle elementari che volevano suonare ma non avevano soldi per gli strumenti. Così quei ragazzi durante le lezioni di musica hanno costruito tamburi e chitarre con oggetti trovati nella spazzatura e hanno cominciato a dare concerti. Sia il direttore della scuola che le autorità locali hanno appoggiato l'iniziativa degli alunni che nel frattempo sono riusciti a raccogliere 200.000 dollari. Forse questi soldi potrebbero servire anche a produrre un film sulla loro attività. Wesłuchaj nagrania jeszcze 1. Giuseppe ha 5 anni e un talento straordinario. In un video su Facebook Canta la canzone intitolata Non mi avete fatto niente. Se vi ricordate, il cantante Ermal Meta ha vinto il Festival di Sanremo con questo brano. Adesso l'artista vuole invitare il ragazzino a cantare insieme a lui durante il prossimo concerto. Voi che ascoltate in questo momento, diffondete il suo appello, così forse arriverà al bambino cantante. Se lo conoscete personalmente, contattate subito la nostra radio. Cari ascoltatori, aiutateci a cercare Giuseppe. 2. Michele Sassi, cantante e chitarrista poco noto, è stato invitato per suonare in un albergo in California. Si è messo a interpretare Superstition, un classico pezzo di Stevie Wonder. Non sapeva però che tra gli ospiti c'era il leggendario autore di quella canzone. All'improvviso proprio Wander è salito sul palco per cantare insieme a lui. Michele, in un primo momento, era così sorpreso che ha dimenticato le parole della seconda strofa. Wonder gli ha suggerito il testo all'orecchio e il concerto è andato avanti benissimo. 3. Stasera vi presenteremo la figura di un uomo eccezionale. Vi proponiamo di seguire la storia di Giorgio Gigliotti, che da 50 anni costruisce strumenti musicali. Usa una tecnica del 1700, di cui si serviva anche un grande artista come Stradivari. Giorgio sceglie con cura il legno e lavora circa 300 ore per costruirne un violino. Un giovane regista della zona, affascinato da questo personaggio, ha girato un documentario dove Giorgio racconta la sua attività artigianale. Guardate questa storia insolita stasera alle 20 su Canale 5. 4. In un povero villaggio del Paraguay è nata un'orchestra speciale. Lì il maestro Fabio Chaves ha trovato un gruppo di giovani musicisti delle elementari che volevano suonare ma non avevano soldi per gli strumenti. Così quei ragazzi, durante le lezioni di musica, hanno costruito tamburi e chitarre con oggetti trovati nella spazzatura e hanno cominciato a dare concerti. Sia il direttore della scuola che le autorità locali hanno appoggiato l'iniziativa degli alunni, che nel frattempo sono riusciti a raccogliere 200.000 dollari. Forse questi soldi potrebbero servire anche a produrre un film sulla loro attività. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. 1. Una brutta disavventura è capitata a Filippo Tortu, lo sportivo che poco tempo fa ha vinto la medaglia d'oro nella corsa dei 100 metri. L'atleta voleva regalare al Museo dello Sport le scarpe con cui aveva vinto la gara. Subito dopo il campionato è partito per Torino, dove si trova il museo. Mentre era in viaggio si è addormentato nel vagone vuoto. In quel momento qualcuno gli ha rubato la valigia con tutte le sue cose, compresa la medaglia. Ora il ragazzo è disperato. Non solo non potrà donare le sue scarpe al museo, ma sul comodino vicino al suo letto mancherà il trofeo più importante. Una brutta disavventura è capitata a Filippo Tortu, lo sportivo che poco tempo fa ha vinto la medaglia d'oro nella corsa dei 100 metri. L'atleta voleva regalare al Museo dello Sport le scarpe con cui aveva vinto la gara. Subito dopo il campionato è partito per Torino, dove si trova il museo. Mentre era in viaggio, si è addormentato nel vagone vuoto. In quel momento qualcuno gli ha rubato la valigia con tutte le sue cose, compresa la medaglia. Ora il ragazzo è disperato. Non solo non potrà donare le sue scarpe al museo, ma sul comodino vicino al suo letto mancherà il trofeo più importante. 2. Renato Bianchi ha fatto fortuna grazie a una fabbrica che produce dei robot. Quest'anno va in pensione e perciò la deve vendere. Prima di farlo ha deciso di dividere un milione di euro tra tutti quelli che hanno lavorato più di cinque anni nella sua fabbrica. Si tratta precisamente di 160 persone che il signor Bianchi voleva ringraziare. Prima di Natale ha inviato a loro una lettera di auguri. E ha versato a ciascuno qualche migliaio di euro. Renato Bianchi ha fatto fortuna grazie a una fabbrica che produce dei robot. Quest'anno va in pensione e perciò la deve vendere. Prima di farlo, ha deciso di dividere un milione di euro tra tutti quelli che hanno lavorato più di cinque anni nella sua fabbrica. Si tratta precisamente di 160 persone che il signor Bianchi voleva ringraziare. Prima di Natale ha inviato a loro una lettera di auguri e ha versato a ciascuno qualche migliaio di euro. 3. Buongiorno, parlo con la reception? Sì, come posso aiutarla? Sono Mario Bruni, della Camera 18. L'ho lasciata stamattina. Adesso mi sono accorto che la chiave è nella mia tasca. La riporti il più presto possibile, per favore. Ma sono già sul binario, tra poco prendo il mio treno. Come faccio? La lascio nell'ufficio oggetti smarriti o alle casse? No. Piuttosto la spedisca via posta, con una lettera raccomandata, quando arriva a destinazione. Va bene, faccia così. Mi dispiace per il disturbo. Non si preoccupi. Buona giornata. Vesù Hai Nagrania jeszcze raz. Buongiorno, parlo con la reception? Sì. Come posso aiutarla? Sono Mario Bruni, della Camera 18. L'ho lasciata stamattina. Adesso mi sono accorto che la chiave è nella mia tasca. La riporti il più presto possibile, per favore. Ma sono già sul binario, tra poco prendo il mio treno. Come faccio? La lascio nell'ufficio oggetti smarriti o alle casse? No, piuttosto la spedisca via posta, con una lettera raccomandata, quando arriva a destinazione. Va bene, faccio così. Mi dispiace per il disturbo. Non si preoccupi. Buona giornata. 4. La vita degli anziani in città non è facile. A Bari, con il caldo estivo, molte persone di età avanzata avranno bisogno del tuo aiuto. Spesso sono sole perché le loro famiglie partono per le vacanze o perché non hanno più nessuno. Da luglio una squadra di ragazzi sarà pronta per dare una mano a chi è in difficoltà. Se hai 18 anni puoi farne parte. Il tuo compito sarà quello di offrire la tua compagnia agli anziani e di aiutarli in casa. Se a lezioni finite rimani in città, renditi utile e contatta il nostro ufficio. La vita degli anziani in città non è facile. A Bari, con il caldo estivo, molte persone di età avanzata avranno bisogno del tuo aiuto. Spesso sono sole perché le loro famiglie partono per le vacanze o perché non hanno più nessuno. Da luglio una squadra di ragazzi sarà pronta per dare una mano a chi è in difficoltà. Se hai 18 anni, puoi farne parte. Il tuo compito sarà quello di offrire la tua compagnia agli anziani e di aiutarli in casa. Se a lezioni finite rimani in città, renditi utile e contatta il nostro ufficio. 5. Ciao Bianca, perché porti la sciarpa? Ho mal di gola. Sono preoccupata perché sabato canto al concerto del mio gruppo. Conosci qualche metodo efficace? Non so, sei stata dal medico? Mi ha detto di non mangiare i gelati. Ma non sono malata. Semplicemente, ieri, in discoteca, ho incontrato un'amica e abbiamo chiacchierato tutta la sera. Con quel rumore dovevo alzare la voce. Stamattina mi sono svegliata con questo problema qua. Allora non dire più niente. Vesuchaj nagranja jeszcze raz. Ciao Bianca, perché porti la sciarpa? Ho mal di gola. Sono preoccupata perché sabato canto al concerto del mio gruppo. Conosci qualche metodo efficace? Non so, sei stata dal medico? Mi ha detto di non mangiare i gelati, ma non sono malata. Semplicemente ieri in discoteca ho incontrato un'amica e abbiamo chiacchierato tutta la sera. Con quel rumore dovevo alzare la voce. Stamattina mi sono svegliata con questo problema qua. Allora non dire più niente. 6. Alla fine una notizia particolare. Una coppia di turisti viaggiava in macchina in compagnia dei loro gatti. Dopo qualche ora i turisti hanno deciso di fare una sosta e si sono fermati in un'area di servizio. Durante la sosta hanno lasciato i gatti liberi sui sedili posteriori e sono scesi dalla macchina. Un attimo dopo uno dei gatti giocando ha azionato la chiusura centralizzata. Purtroppo le chiavi erano dentro l'automobile. Così la coppia è rimasta fuori dall'auto chiusa. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno aperto le portiere senza danneggiare la macchina. Solo dopo i turisti hanno potuto riprendere il loro viaggio. Alla fine una notizia particolare. Una coppia di turisti viaggiava in macchina in compagnia dei loro gatti. Dopo qualche ora i turisti hanno deciso di fare una sosta e si sono fermati in un'area di servizio. Durante la sosta hanno lasciato i gatti liberi sui sedili posteriori e sono scesi dalla macchina. Un attimo dopo uno dei gatti giocando ha azionato la chiusura centralizzata. Purtroppo le chiavi erano dentro l'automobile. Così la coppia è rimasta fuori dall'auto chiusa. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco hanno aperto le portiere senza danneggiare la macchina. Solo dopo i turisti hanno potuto riprendere il loro viaggio. Czas przeznaczony na tę część minął.